Terra. Fuoco. Aria. Mia nonna mi ha sempre raccontato meravigliose storie dei tempi passati. Un'epoca di pace, in cui l'Avatar manteneva l'equilibrio tra le tribù dell'acqua, il regno della terra, la nazione del fuoco e i nomadi dell'aria. Ma tutto questo cambiò quando la nazione del fuoco decise di attaccare. Solo l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, avrebbe potuto fermare il feroce e inesorabile conflitto. Ma proprio quando il mondo ne aveva più bisogno, lui scomparve. Sono passati 100 anni e la nazione del fuoco si sta avvicinando alla vittoria. 2 anni fa, mio padre... Ehi! Oh! Ma come mai tutte le volte che tu fai giochi di magia con l'acqua, alla fine sono io a bagnarmi? Guarda che non è magia, è dominio dell'acqua ed è... Sì, sì, un'antica arte unica della nostra civiltà, bla bla bla. Dico solo che se fossi io ad avere strani poteri, mi terrei la mia stranezza per me. Stai dicendo che io sono strana? Beh, non sono io quella che cerca di gonfiare i muscoli continuamente senza poi vedere nulla riflesso nell'acqua.